È cominciato il risico delle panchine nel girone C di Lega Pro, ovviamente in attesa della fase conclusiva dei playoff per decretare l'ultima promozione in Serie B. Il Crotone, dopo l'eliminazione ad opera del Foggia, potrebbe salutare a breve Lamberto Zauli, arrivato dopo l'esonero di Franco Lerda. La società pitagorica punta su Michele Pazienza, giovane tecnico del Cerignola, sorpresa del campionato di Serie C 2022-2023, pugliese di San Severo in provincia di Foggia, alla guida dell'Audace è stato l'unico a sbancare l'uscita con una vittoria in campionato grazie al gol di D'Ausilio nel finale di gara. Al momento è solo un'idea, ma il profilo giovane, 41 anni, da compiere il prossimo 5 agosto, intriga e non poco. Il Giuliano, dopo aver conquistato la salvezza al primo anno tra i professionisti, ha rinnovato l'accordo con il tecnico Lello di Napoli fino al 2025. Il Catania, dopo la conferma del direttore sportivo, vuole stringere per il nuovo allenatore, che giorno fa c'è stato l'incontro tra Vincenzo Grella e Luca Dabbiani, nome che piace molto alla società e che avrebbe risolto il suo contratto con il Fiorenzuola. L'evento riparte da Matteo Andreoletti, reduce dall'esperienza scintillante con la Pro Sesto, accordo biennale che nei prossimi giorni sarà annunciato ufficialmente.